That's what I'm talking about. And now they want to talk to me. Empoli, Juventus, settimo posto contro sesta posizione. Questa è la classifica attualmente. Al primo posto c'è il Napoli, poi segue Roma, Milan, Fiorentina e Lombardia, che dovrebbe essere Inter in teoria. Ok, questa è la classifica. Cerchiamo di vincere, così almeno ci portiamo tra le prime tre posizioni. Magari se perdono Napoli e Roma, magari andiamo anche primi. Ora vediamo, dai. Cerchiamo di vincere, basta. Gara da non perdere, manca poco all'inizio. È davvero il momento della verità. Stiamo per cominciare. Mancare questo appuntamento. Eccoci qua la partita, speriamo di vincere. Io cercherò come sempre di dare il meglio. Cominciamo già subito con questo contrasto, subito avanziamo. Ci provo di testa, non ci arrivo, però rimane lì la palla, gol subito al primo minuto. Grande azione di tutta la squadra, cominciamo subito con il botto. Subito al contrasto, dai, ricominciamo con un'altra azione, subito, in velocità, vediamo se riesco a saltare qualcuno. Attenzione, si gira il pallone, c'è il portiere, questa volta c'è il portiere. L'Empoli si porta nella fase di attacco, attenzione, attenzione perché potrebbe farci male. Ok, la difesa chiude, c'è la possibilità di contropiede, vediamo se riesco a saltarlo, attenzione, fallo, fallo. Ammonizione che arriva dopo pochi minuti, l'arbitro non vuole farsi sfuggire di mano la gara. Intervento onesto, non cattivo, ma il giallo ci sta, via. Anche per placare sul nascere possibili vendette. Giustamente l'arbitro dà subito cartellino giallo e ci sta, chiara occasione da rete. Ci prova, ma il tiro è debole. Vediamo subito, ci prova da questa distanza, il pallone rimane lì, attenzione, ci posso riprovare. Rete, rete. 2-0 subito, molto aggressivi, com'è? Subito recupera palla, attenzione! Ci sono io! Vediamo cosa posso fare da questa distanza! C'è la difesa! Attenzione perché c'è calcio d'angolo!
la mette in mezzo di testa, c'è il portiere però. L'Empoli prova ad attaccare con questa azione, la difesa non si fa superare, c'è la possibilità di ripartenza ma l'avversario mi ferma, quindi ci ritroviamo di nuovo a difendere. Attenzione l'Empoli, ci prova aggressivo adesso. Azione non cronché, non concreta. Attenzione! L'Empoli fa tremare la Juve. Disorganizzazione della difesa. Cerchiamo di essere subito aggressivi, subito aggressivi. Attenzione l'Empoli perché adesso è super aggressivo e cerca subito di accorciare le distanze. Ovviamente cerca anche di pareggiarla, palo! Palo! Incredibile! Incredibile l'Empoli! La rimando in attacco, attenzione, tutto di testa, tutto di prima. La prendo io. Quello è fallo al limite. L'arbitro non ha avuto dubbi e vediamo se c'è il cartellino. Arriva il giallo per questo intervento. Deve stare attento ora se vuole finire la partita. Altro cartellino giallo. Ci provo. Prendo la barriera, calcio d'angolo. Riesce a liberare, difesa in affanno. Sbaglia il passaggio, attenzione l'Empoli, può ripartire in contropiede. Qua l'Empoli non perdona. Attenzione perché l'Empoli non perdona, già l'abbiamo visto. Si prova in tutti i modi, attenzione, tutto libero. Pareggio solo sfiorato qui. Ha cercato il gioco. Tiro sballato. Capito. È chiara l'intenzione di far uscire la formazione avversaria. Lo vedo, passaggio però intercettato. La potevo prendere, peccato. Esposito. Si prova l'Empoli, ma c'è il portiere. Subito tutto di prima, tutto di prima. Mi porta in attacco. Non riesco a superare l'avversario, però tengo il pallone in qualche modo. Attenzione. Questa è un'occasione bellissima. Crossala, la può crossare. C'è il difensore. Occhio al pallone in mezzo. Via male, pallone pericoloso. Locatelli. Attenzione Locatelli. Appena in tempo. Non prende la palla. Rischio. Scivolata a vuoto. Attenzione l'Empoli la mette in mezzo che diventa un semitiro sballato. Dobbiamo subito attaccare. Mi rimango in gioco, quindi azione. Non fuori gioco, attenzione, lo salto però mi faccio recuperare palla. Peccato, peccato. Era buono. Attenzione, la difesa. La profondità c'è, finisce col perdere palla, tutto di prima, c'è la possibilità del contropiede, non tengo palla purtroppo. Una buona punizione, era punizione appunto. Anche se da ex giocatore mi rendo ci posso provare da qui quando si è in campo. Attenzione, prendo di nuovo la barriera come la prima volta. Prova a superare tutti i difensori, l'Empoli, ma c'è il portiere. Come un treno verso l'area di rigore, come un treno. Cerco di superarlo, attenzione, ci riesco, c'è il tiro, c'è anche il portiere però. Attenzione, lampo, non concreto però della Juve. Non riesce a recuperare la palla, attenzione, attenzione, io me ne vado fuori nelle barre. La mette in mezzo però c'è
la difesa, quindi palla nostra. Attenzione, meno male che c'era il difensore. Non riesco a superarlo. Attenzione, perché l'Empoli vuole il pareggio a tutti i costi. La mette in mezzo, di testa, fuori. Tutto di prima, passaggio non intercettato dal compagno ma dal avversario, però attenzione, attenzione perché ci prova dalla distanza, traversa, devo assolutamente fare il secondo gol, devo tenere anche palla, vai, vai Coman, vai, me la puoi passare? Non so che cazzo era quello Coman, però vabbè, se lo dici te. Dobbiamo vincere per forza, non possiamo fare errori. E meno male che non potevamo fare errori. Ci provo! Rete! Sfondo la porta! A 1, il risultato che torna al sicuro adesso. Recuperiamo subito palla, però la riperdiamo immediatamente. L'Empoli ha l'occasione di accorciare di nuovo le distanze. Attenzione con questo tiro! C'è il portiere. Spazza la difesa, però la palla rimane lì. Attenzione, non ci arrivo per un millimetro. Si mette in proprio. Via, 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 via. Corro come un treno, corro. Vediamo se posso saltarli. Altro fallo, altro fallo. Secondo giallo qui. Azione pulita con il giallo, il secondo per lui oggi. E adesso deve abbandonare il campo. Un'espulsione che non farà felici i compagni. Il tecnico ora è costretto a ridisegnare la squadra. Cartellino rosso dunque. Ha esagerato qui. Dunque ci posso provare da questa distanza qua. Vediamo che cosa ne esce fuori. Prova da lontano. E il portiere la prende. La palla rimane lì, attenzione, non c'è nessun compagno, quindi passaggio sbagliato. Ci sono 2 minuti di recupero, così l'Empoli può provare ad accorciare nuovamente le distanze, però col uomo in meno ovviamente adesso sarà molto più difficile farlo. L'Empoli però ci prova, recupero io la palla, spazzo, via. Finisce qua il primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi.